Ciao a tutti ragazzi, per su Nerd Village. Oggi siamo qua su un nuovo episodio di una nuova serie. Semplicemente siamo qua su Resident Evil. Ma io non voglio che tu mi fai partire i pezzi di gioco, devi fare quello che dico io, quindi premerò un pulsante qualsiasi. Siamo qua su Resident Evil, siamo qua sul primo Resident Evil, perché come tutti voi ben saprete, a gennaio uscirà il remake di Resident Evil 2. Quindi, visto che io ci porterò praticamente una serie su Resident Evil 2, io ve lo dico, preparatevi, perché porteremo una serie di Resident Evil 2 Remake, perché è il mio gioco preferito. Resident Evil è la mia saga preferita e quindi ho deciso per il primo episodio della rubrica in cui andiamo a parlare di diversi giochi di portarvi Resident Evil. Andiamo a fare nuova partita. Questo primo episodio vuole essere naturalmente un inizio, nel senso... moderno e classico, non mi ricordo la differenza. Mettiamo moderno, poi lo provo. Mettiamo questo, che sarebbe la difficoltà normale. Mettiamo Jill Valentine, che è il miglior personaggio della storia dei videogiochi. E praticamente, vi stavo dicendo, questo gioco vuole essere qualcosa di un inizio di qualcosa. Nel senso, se il gioco vi piace, se vi dovesse piacere Resident Evil, possiamo pensare, invece di fare una serie in cui parliamo di giochi, di fare una serie su Resident Evil e di portarcelo avanti ogni domenica giochiamo a Resident Evil. Però questo me lo dovete dire voi. Nel senso, adesso andiamo a vedere un po' il plot iniziale. C'è questa squadra alfa che deve cercare i membri del team Bravo e naturalmente... Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. Ci sono diversi omicidi avvenuti a Raccoon City, che naturalmente chi conosce la saga sa di cosa stiamo parlando. Però questo qua, essendo un remake del primo Resident Evil, non ha soltanto una grafica migliore, ma aggiunge tantissime cose a livello di storia che invece nel primo Resident Evil non c'erano. Però vi lascio la cazzina. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. E il gioco ci saluta con questi benvenuto al survival horror.
Ragazzi, Non ti sembra una mostrare più cazzata, rispetto. però dovete anche immaginare che Maschi, Resident Evil bene, uscì nel abbiamo risolto. 96, il We primo. don't know where Il Chris remake is. uscì nei primi anni 2000, adesso sinceramente non ricordo di preciso quando. What is this place? Però ragazzi, è un cazzo Not di quite your gioco. ordinary house, that's for Questo è sure. un vero survival Hey horror. Cioè, nel Wesker, where's senso, è Chris? proprio vecchio stile. Jill, no. You don't want to go back out there. Tralasciando il But we fatto che got la to find. grafica riadattata con le What was texture della that? PlayStation 4 è qualcosa di Chris? assurdo. No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Praticamente questo primo gioco parla appunto della squadra Stars, della squadra Alpha, della Stars che va in questa villa, Villa Spencer. Per cercare i membri del Bravo Team, però naturalmente la villa è infestata da zombie, cani e via dicendo. Noi siamo Jill Valentine, appunto, il nostro compagno Barry Burton, quello che stava nella Dining sala è hall. Albert Wesker, che come voi ben saprete, vabbè, no, non dico niente perché non mi va di spoilerare a chi magari il gioco non lo conosce, prendiamo intanto i nastri. Questo ragazzi è un vero survival horror, ha tutte le caratteristiche, ovvero poche munizioni, quindi gestione delle risorse, salvataggi da fare I solo think you'd quando better take serve, a perché look lo at dobbiamo this. fare con i nastri What is it? inchiostratori soltanto quando abbiamo la macchina da scrivere. Blood. Poi naturalmente, ragazzi, ambientazioni e Jill, mostri che fanno paura. Poi see if you can find any other clues. I'll be examining this. Resident Evil è This seems veramente il hopeless, not capostipite dei Chris's. survival horror, assieme a giochi come Silent Hill, come Alone in the Dark. Ma Resident Evil è forse quello più duraturo, ma che purtroppo poi andando avanti nel tempo si è decisamente rovinato. Comunque, prendiamo il controllo di Jill e sentite sotto come c'è una host, ma è come se non ci fosse una host. Sono più dei rumori che ti vogliono inquietare, ti vogliono creare qualcosa di disturbante dentro. E poi c'è questa, ragazzi, la scena del primo zombie, del primo Resident Evil. Veramente un qualcosa di assurdo. Faceva paura per la Play 1, ragazzi, remasterizzata. È un qualcosa di indecente, cioè veramente assurdo. Non ci soffermiamo a ucciderlo perché è inutile sprecare proiettili, visto che dobbiamo per forza di cose andarcene. What is it? Look out, it's a monster! Let me take care of it. Cioè, tre colpi de Magnum, regà, mi uccide lo zombie. Mi state What rendendo the hell is this thing? conto? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. E secondo me, ragazzi, questo è proprio come dovrebbe essere fatto un survival horror. Nel senso, al giorno d'oggi, survival horror non esistono più. Sono soltanto giochi che ti vogliono mettere paura, tipo Outlast. Ti vogliono mettere paura con gli jumpscare, ma non ti vogliono mettere paura creandoti una vera e propria sensazione di disagio. Perché adesso non guardate me che il gioco lo conosco a memoria perché l'ho finito 30 milioni di volte e c'ho 26 anni. Questo gioco, se tu lo metti in mano Wesker! a qualcuno che ci gioca per la prima volta e che ha un'età almeno Jill, don't be 15-16 looking. anni, comunque è un Let's gioco che not non ti leave dico this che hall. Good ti fa idea. cagare addosso, però ti crea un po' quella sensazione di disturbo, di paura dell'ignoto, di quello che ti pare. Poi è anche vero che oggi siamo abituati a cose diverse rispetto ai tempi in cui uscì questo gioco. Wesker è sparito, non c'è più nella sala, quindi possiamo tranquillamente ritornare da Barry. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Pensate che nella versione originale di Resident Evil, Thanks. I may need it. Barry, quando dà il grimaldello a Jill, Something gli dice happens. una frase Let's meet up che è in this stata room. giudicata come la frase più Got it? brutta della storia dei Ok. videogiochi, perché gli dice tipo take this lockpick for you, the master of unlocking, una cosa del genere, ma una frase veramente terribile. Adesso noi dobbiamo investigare la porta sull'altro lato, quindi
Andiamo qua. Però se non dico cazzate, allora, innanzitutto questo lo spostiamo. Poi, là dentro c'è una mappa che non ci serve perché la villa la so a memoria. Andiamo di qua, ci andiamo a prendere il pugnale che è un'arma da difesa, che è una meccanica introdotta in questo gioco. Non c'era nel primo Resident Evil. Quindi quando ti afferra, adesso lo vedrete. Purtroppo il pugnale lo dobbiamo sprecare per forza. Cioè, lo zombie, raga, è proprio uno zombie. Cioè, ma come dovrebbe essere uno zombie? L'oggetto di difesa, quando lo zombie ti prende, boh, pugnalata in the face. Adesso non sprechiamo proiettili per lui perché tanto lo lasciamo incastrato là dietro. E andiamo di qua, ma la porta è chiusa. Ci serve l'emblema di una spada. Per prendere la chiave della spada, dobbiamo andare dove stava Barry. Vi faccio vedere un po' del gioco naturalmente perché all'inizio erano tutte cutscene e questi 11 minuti di gioco sono praticamente 8 di cutscene. Quindi torniamo qua. Quando giocate a questi giochi, ragazzi, non dovete lasciare niente al caso perché ci può servire tutto. Qualsiasi munizione, qualsiasi medicinale, qualsiasi cosa ci può servire. Lo zombie che abbiamo ucciso sta dietro di noi, quindi non ce lo filiamo. Qua c'è il cadavere di Kenneth, che è uno dei membri della SARS del Bravo Team. Quindi, essendo morto Kenneth, possiamo già immaginare la brutta fine che hanno fatto gli altri. Queste erbe sono praticamente l'equivalente dei medicinali su Resident Evil. Le erbe sono verdi e sono rosse e blu. Quelle blu servono per l'avvelenamento, quelle rosse servono solo per essere combinate con le verdi. Questo ce lo prendiamo. Il coltello è una buona arma, però io tendo a non utilizzarla mai perché comunque è vero che dobbiamo risparmiare i colpi, è vero che ci serve la pistola, però è anche vero che col coltello andiamo troppo vicino agli zombie, quindi rischiamo di farci molto male. Queste erbe verdi, ragazzi, io le lascio qua perché in questa stanza tanto ci dobbiamo ripassare. Qua come si spara? Così, ok. State attenti perché finché lo zombie non appare la macchia di sangue. Ah, ok, è apparsa dopo. Ho sprecato due colpi a caso. Adesso prendiamo questa freccia. Altri colpi. E usciamo da questa parte. Anche ricordarsi tutti i posti che esploriamo nella villa è importante perché essendo una villa gigantesca, naturalmente. Allora, questo ce lo prendiamo. Usciamo di qua e ritorniamo in salone. L'animazione delle porte, ragazzi, ve la potrei anche tagliare, però la cosa bella di questi giochi è tutto. Quindi, penso, scusate, penso che non ci sarà praticamente nessun taglio su questi giochi. In tutti quelli che vi porto. Perché se decidiamo di non fare la serie su Resident Evil, comunque anche nel prossimo gioco che vi porterò non ci saranno tagli. Questa qui la dobbiamo esaminare. Sia possibile rimuoverne la punta, perfetto. E andiamo di qua. Ad esempio, tutta questa cosa qua nel primo Resident Evil non c'era. La chiave della spada si prendeva in un altro modo e soprattutto non serviva per aprire quella porta, a seconda della difficoltà, mi sembra però. Allora, qua lo zombie non c'è. Quindi questi colpi del fucile a pompa me li prendo. Perché tanto adesso ci si libera uno slot per la punta della freccia che dobbiamo andare a mettere qua. Ok. Cioè, vedete, nulla è lasciato al caso.
Adesso lasciate stare che io già so quello che bisogna fare, però magari uno che non lo sa perde comunque tanto tempo a girare nella villa. Quindi anche quella è una perdita di tempo del giocatore che però è dovuta al fatto che non sapendo che cosa lo aspetta perde molto molto tempo. Adesso qua voi vedete una bara che stava in alto. Qua c'è la chiave. Una bara che stava in alto è collegata a quattro catene e dall'altra parte c'erano quattro facce. Questo è un enigma, naturalmente. Vabbè, no, dai, scusate, leggiamocelo, perché altrimenti se non vi faccio vedere nulla è anche un cazzo e tutt'uno. La cosa figa di questo gioco sono anche gli enigmi. Libro della maledizione, vedete? Una maschera muta, una maschera non al fatto, una maschera è cieca, una maschera è muta, cieca e senza il fatto. Quando le quattro maschere saranno state collocate, il male si risveglierà. Quindi già da qua capiamo che dobbiamo andare a cercare quattro maschere da collocare su queste facce. E poi succederà qualcosa. Quindi possiamo tornare nella villa e andare a utilizzare la chiave della spada. Cioè, vedete comunque com'è tutto non lasciato al caso. L'ambientazione è fantastica perché Villa Spencer rivisitata è un qualcosa di assurdo. Già nel primo Resident Evil era un po' più piccola. C'erano tante cose in meno rispetto al remake e quindi poi a girare la villa alla fine te la imparavi per forza. Invece questa qua, essendo stata rifatta in una chiave molto diversa, perché hanno aggiunto veramente tantissime cose rispetto al Resident Evil originale, veramente è molto molto più difficile orientarsi. Adesso, vedete, lo zombie è rimasto là dietro. Quindi usiamo la chiave della villa, andiamo nel corridoio. Quando poi giocate ai survival horror, ragazzi, è fondamentale esplorare bene qualsiasi cosa. Ad esempio, parte la finestra, vedete che questo mobile è testurizzato in maniera diversa. Quindi lo spostiamo. Pugnale. Poi. Cioè, per esempio, in questo corridoio non c'è la musica, è silenzioso. C'è soltanto il rumore dell'atmosfera. Qua vedete c'è un caricatore sotto al mobile, non lo riesco a prendere. Spostiamolo da questo lato, perfetto. Colpi, abbiamo tre caricatori della pistola, non è per niente male, siamo messi molto bene. Ok, allora di qua siamo molto pieni di oggetti. Allora entriamo qua, intanto. Un cesso. Qua c'è una vasca. Ci sarà tipo la merda là dentro. Infatti c'è un morto. Cioè, anche queste cose, no? Comunque, vedete, tutto il vomito, la schifo che gli esce dalla bocca. Gile che gli schiaccia la testa. E poi, poraccia, si sente male perché è un'umana anche lei. Tipo, tutta sta roba, ragazzi, non c'era nel gioco originale perché comunque era tutto super spixelato, quindi non sarebbero neanche riusciti a dargli quell'effetto che avrebbero voluto loro dal punto di vista dell'espressione facciale e tutto il resto. Invece qua te lo puoi decisamente permettere. Non mi ricordo se ve l'ho detto all'inizio, questa versione di Resident Evil è uscita per il GameCube. Dopodiché è stata poi ritrasposta, ritrasposta e ritrasposta ancora. Prima su PlayStation 3, poi su PlayStation 4. Su PlayStation 4 per me ha raggiunto l'apice, nel senso è veramente fantastica questa versione. Andiamo di qua perché vi voglio far vedere una cosa prima di chiudere il video. Ancora non abbiamo salvato, ad esempio. Qua vedete c'è uno zombie nascosto di là, cerchiamo di evitarlo. Ah, cane, ci ha vomitato addosso. Cioè, guardate quanto ci vuole per ucciderlo. Vi rendete conto? E non è neanche morto.
Adesso è morto. Perfetto. Qua abbiamo un'altra erba verde. Visto che quel tizio ci ha vomitato addosso, io una la userei. Infatti eravamo su attenzione. Questa ce la riprendiamo, così puliamo l'area. E poi entriamo qua sotto. Un'altra meccanica molto molto figa che è stata aggiunta rispetto al Resident Evil originale è quella del cherosene. Perché? Vedete, quando cambia la musica diventa più tranquilla. Siamo in una save room. Nella save room si trovano solitamente dei supporti. Qua troviamo anche un foglio. Vedete, distruzione dei cadaveri. Sembrano morti ma possono tornare in vita. Incenerimento, distruzione della testa. Quindi un'altra cosa in questo, che in questo gioco... mi sono un attimo perso a leggere. Un'altra cosa figa in questo gioco è che abbiamo un inventario di 8 slot. Se voi volete evitare che gli zombie tornino in vita, uno slot ve lo dovete occupare necessariamente con la fiaschetta per portarvi dietro il cherosene. Quindi anche questa è una cosa molto figa, perché prima non ci avrebbe mai pensato nessuno, no? Invece adesso comunque loro ti obbligano a gestirti l'inventario in maniera diversa. Una cosa che faccio io ad esempio è quella di non portarmi mai dietro i nastri, perché i nastri di solito me li porto dietro soltanto quando bisogna salvare, quindi li lascio nella save room, tanto tendenzialmente in ogni save room c'è anche un baule, quindi i nastri possiamo tranquillamente lasciarli là. Qua ci stanno i miei vecchi salvataggi, questo lo possiamo anche sovrascrivere. Naturalmente adesso ancora non possiamo infiammarli perché non abbiamo l'accendino che ci serve per dare fuoco agli zombie. Comunque ragazzi, detto questo, io spero che questo episodio di Resident Evil vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi qua sotto, lasciate un bel like, lasciatemi un commento per farmi sapere se volete che andiamo avanti con questo gioco e ci portiamo una serie per finirlo, oppure se magari il gioco già lo conoscete o comunque non vi piace, possiamo andare avanti con qualcos'altro. Se vogliamo andare avanti con qualcos'altro, tutte le proposte sono ben accette, quindi sempre qua sotto nei commenti scrivetelo, scrivetemi che cosa ne pensate del gioco, se lo conoscevate o se non ci avete mai giocato. Comunque condividetelo, io spero che questa nuova serie domenicale vi piaccia, che esula un po' da Pokémon, perché ci sta anche se siamo Nerd Village, ragazzi, e nerdiamo un po' su tutto quanto. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto Nerd Village, bene voi, ciao!